Questa va a tutti i compagni di viaggio, per voi, tutta la gente che condivide il percorso. One love. Questa va per voi che state ascoltando, per voi che supportate il movimento. Un grazie di cuore, grazie, perché grazie al cuore che questa cosa è musica e non solo rumore. Dreamer, birrette family, solo amore. Yeah, spiegagliela più. In ogni disco c'è il pezzo in cui prendi la tua vita e provi a raccontarla. Ma da quanto è complicata, mi sa che toccherà più spiegarla. E certo non intendo complicata da vivere, ma da leggere e descrivere. Dunque è cominciata proprio come diresti: una sculacciata, qualche pianta e poi gli abbracci dei parenti. Scesi da qualche città, ricordo quel periodo come una lunga dormita sulla pancia di papà. E poi sono cresciuto, in famiglia ero l'unico maschietto, riverito, e ne ero compiaciuto. E sono venuto su un po' alla volta, un po' viziato e contrariato da qualsiasi cosa andasse storta. Ma era ingenuo come bambino, ricordo il mio sacchiotto e la brandina, i tempi dell'asilo. Ma soprattutto sopra questi battiti di mani, ricordo i tempi infami passati alle elementari. Ricordo la ricreazione, gli altri a giocare, io a leggere la biografia di Napoleone. E poi quella fessa della maestra che me la toglieva dicendo: vai a giocare in fretta. E non va bene, perché dopo quelle elementari, sai, vennero le medie. E ci andai col pensiero di dovermi rendere uguale agli altri, la cosa peggiore che puoi farti. Ma che vuoi farci, feci parte delle masse. Era il periodo dell'essere il più pagliaccio in classe. Quel periodo che ti perdi, che non sai come, ma nel cellulare tieni Katy Perry. Il periodo degli ormoni, dei TVB, dei TADP, dei TAT, dei falsi amori. Il periodo che non ti trovi e che faresti di tutto per spiccare davanti ai genitori. Quel periodo che lo sai anche tu, è il periodo di ciò che sei e che poi non sarai mai più. Che periodo è? Che periodo è? Che periodo è? È quel periodo che lo sai anche tu, è il periodo di ciò che sei e che poi non sarai mai più. Che periodo è? Che periodo è? Che periodo è? Se è quel periodo che lo sai anche tu, è il periodo di ciò che sei e che poi non sarai mai più. E forse avrei potuto essere diverso, e forse avrei potuto essere meglio, ma se il risultato è questo, delle scelte che ho fatto, di certo non me ne pento. È così, io mi porto rispetto. Sì, è così, io mi porto rispetto. Era una sera, non mi ricordo quando, ma mi ricordo quanto guardai Eight Mile e sognai quel palco, e di spaccare dopo il beat a cappella. E per questo devo ringraziare mia sorella. Ascoltavo rap già da un po' di tempo e adoravo Brucia, Marcio Brucia con Bassi Maestro. L'avevo conosciuto con dentro alla scatola Applausi per Fibra, prendendo la perla, roba più figa. Il mio primo testo lo mostrò a mia madre, che la prese per una qualche follia adolescenziale. Stavo conoscendo il rap ma ignoravo l'hip hop, e i testi che scrivevo li mettevo su Netlog. Poi conobbi chi mi cambiò, si chiamava G.A. e ne sapeva già un bel po'. Eravamo diversi, ma dopo due o tre pezzi facemmo uscire e perdersi in se stessi. Non certo successo, ma creammo la TNS e poi uscì New Generation. E nonostante possiate ricattarmi con che c'è dentro, ne resto fiero al 100%. E nonostante gli scazzi che poi ci hanno diviso, ricordo quel periodo con un sorriso. Che periodo è? Che periodo è? Che periodo è? Sai, è un periodo che ricordo con un sorriso, nonostante gli scazzi che poi ci hanno diviso. Che periodo è? Che periodo è? Che periodo è? È un periodo che ricordo con un sorriso, nonostante gli scazzi che poi ci hanno diviso. E forse avrei potuto essere diverso, e forse avrei potuto essere meglio, ma se il risultato è questo, delle scelte che ho fatto, di certo non me ne pento. È così, io mi porto rispetto. Sì, è così, io mi porto rispetto. Delle scelte che ho fatto, di certo non me ne pento. Dal primo Natale letale al Fight Club contro Ire, dal primo live all'ultimo senza farci una lira, ho sempre cercato di evitare di farla diva e di imparare a migliorare me e ogni mia rima. E bada che portarsi rispetto è diverso dal sentirsi il meglio, cosa che spero di non fare mai nel tempo, perché la presunzione uccide il talento, così come l'uomo uccide l'artista se non stai attento. E allora stai attento, stai attento. Perché la presunzione uccide il talento, così come l'uomo uccide l'artista se non stai attento. Allora stai attento. You know che ciò che di più grande abbiamo a questa vita è il nostro talento. Occhio a non buttarlo.
Questo è Dreamer, vita di mezzo mixtape da dreamer a dreamer. Ed è solo il primo passo. Solo il primo. Soltanto il primo.